Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata con Good Morning Milano. Oggi è giovedì 17 maggio 2018. Oggi è la giornata mondiale contro la omotransfobia. Una parola magari complicata, ma importante da comprendere. Proprio per questo lo abbiamo voluto dedicare la puntata di oggi a questo tema. Lo facciamo con una graditissima ospite, una scrittrice, nonché attivista, tanti anni, che insomma fa parte di questo movimento. Come la definisce, come definisce lei, e quindi diamo il benvenuto a Monica Romano, scrittrice e membro del circolo Harvey Milk di Milano. Buongiorno, Grazie, buongiorno Monica, grazie. benvenuta. Allora, Monica, giornata mondiale contro l'omotransfobia. Per tu, come con omotransfobia, che cosa si definisce? Allora, con la parola omotransfobia definiamo, che poi è omofobia e transfobia, definiamo dei sentimenti di odio e intolleranza rivolti alle persone gay, lesbiche e transgender. Per cui sì, odio e intolleranza ed è un sentimento che spesso poi porta anche alla violenza, sfocia nella violenza. Ecco, allora perché farne una giornata? Cioè, qual è il punto di arrivo che si vuole percorrere? Perché fare una giornata mondiale per questo tipo di fenomeno? Sì, Ti chiedo per beh. favore, Monica, di avvicinarti un po' al microfono, Sì. grazie. Ok, perfetto, grazie mille. Beh, allora la giornata viene appunto come dicevi celebrata in tutto il mondo. In Italia in questo momento per il movimento LGBT tutto la giornata è un momento di richiesta rivolta alle istituzioni, un momento di richiesta che noi portiamo perché noi da anni, da molti anni, aspettiamo che il Parlamento legiferi e approvi, faccia passare una legge proprio contro l'omofobia e la transfobia e quindi una legge che preveda un'aggravante per quegli episodi, aggressioni, omicidi, per quegli episodi di violenza che colpiscono le persone gay, lesbiche e trans, che le cronache comunque ci riportano molto spesso. E Monica, spieghiamo bene l'importanza, che spesso e volentieri non si capisce il perché una violenza dovrebbe essere gestita, diciamo, in maniera diversa dall'altro tipo di violenza, una violenza a una persona qualsiasi oppure a una persona appunto omo o trans. Perché volete che siano appunto definite in maniera diversa e gestite poi in maniera diversa? Quindi perché è un aggravante? Ma un aggravante, provo a spiegarlo, con un esempio facile, per farmi capire. Ad esempio, io sono una donna trans, mettiamo che io esca da questo studio e venga aggredita perché in quanto donna trans, ok? Cosa succede? Quell'aggressione, quella violenza, in qualche modo, certo che colpisce me in prima persona. Ma mi colpisce anche in quanto appartenente comunque a un gruppo, a una minoranza. Cioè è un odio, un'aggressività che nasce proprio da una differenza. E per questo noi chiediamo un riscontro a livello di legge, di Parlamento, perché purtroppo esistendo l'intolleranza c'è necessità che comunque le istituzioni ci tutelino, ci proteggano. Allora, in Italia 2 anni fa ormai, credo, praticamente, siamo finalmente arrivati ad avere una legge sul riconoscimento delle coppie omosessuali e quindi ad allargare certi diritti anche alle altre coppie, alle altre Certo. famiglie. Da quel momento diciamo che un po' il tema però sul appunto i diritti e quindi anche poi la tutela invece delle persone omotrans, si è un po' perso dall'agenda politica, si è un Sì. po' perso dal dibattito politico, si è un po' perso anche dai giornali, anche, lo dico, noi giornalisti in primis, come se, mi viene da dire, grazie a Cirinna tutti i problemi del mondo LGBT sono scomparsi e quindi non ci fosse più bisogno di parlarne. Così non è invece, da quanto ho Così, capito. così non è perché il tema della violenza omofobica e transfobica è un tema ancora estremamente attuale e estremamente sentito, purtroppo. Purtroppo le violenze contro le persone gay, lesbiche e trans continuano.
continuano gli omicidi, per cui è stato un grande traguardo quello del riconoscimento delle unioni civili, sicuramente un traguardo che abbiamo accolto, ma dobbiamo continuare comunque a farci sentire dalle istituzioni affinché prevedano comunque anche questo tipo di tutela importante. Che cosa fa nello specifico il circolo Harvey Milk? Così capiamo anche che cosa fai tu all'interno del circolo Harvey Milk. Sì, il circolo Harvey Milk, che da pochissimo ha cambiato nome, adesso si chiama Circolo Alessandro Rizzolari, in memoria del nostro vicepresidente scomparso nel 2016, è un'associazione LGBT, cioè E, in che senso? Gay, lesbica, trans, ma abbiamo anche moltissimi eterosessuali dentro, nel senso che siamo un'associazione molto, molto trasversale, anche nella dirigenza, anche all'interno del direttivo. Sono tantissime le attività del MILC, vanno dall'autoaiuto all'offerta di servizi sul territorio rivolti nello specifico alla popolazione LGBT, ai corsi di teatro, alle cene sociali, ai momenti culturali. Nello specifico io però mi occupo di un progetto avviato nel 2013 che si chiama Progetto Identità di Genere, che ha uno sportello che si rivolge alle persone transessuali, transgender e di genere non conforme per supportarle rispetto ai percorsi di transizione e di riattribuzione di genere. Quindi, Identità di genere. Che cosa si definisce con identità di genere, Monica? Anche l'identità di per genere togliere quella bruttissima parola che si usa spesso, soprattutto in Lombardia, questa cosa del gender, no? Questa cosa che spesso viene buttata lì, che non ha minimamente senso, quando invece c'è una cosa che si chiama identità di genere, che invece è tutt'altro. certo, ma l'identità di genere è proprio l'identificazione personale rispetto all'appartenenza a uno dei due sessi. Quindi, detto in parole molto semplici, rispetto all'essere maschi o femmine, come ci si identifica? Esistono persone che non si identificano nel sesso di nascita e quindi esistono persone che si identificano nel sesso opposto e devono portare avanti un percorso proprio di riattribuzione, cambiamento del proprio corpo e dell'identità Riattribuzione. sociale. Prima ancora diciamo della transizione c'è la riattribuzione, quindi mi dicevi proprio. Esatto, sì, è un percorso di riattribuzione, di autodeterminazione del genere, per cui essere, detto in parole molto semplici, poter essere ciò che ci si sente di essere e quindi uomini o donne indipendentemente. Ecco, io Monica prendo un secondo per spiegare un attimo. E quindi questo è tutto qui, vorrei dire. Questa cosa del gender salta fuori molto spesso, lo sentite anche nelle nostre notizie, spesso volentieri, sportelli o cose del genere. Nessuno al mondo sta cercando di cambiare l'identità sessuale dei vostri figli, delle vostre sorelle, dei vostri parenti, nessuno. Qui parliamo di qualcuno che già di suo si sente diversamente da quello che si vede allo specchio, diciamo così, può dire così Monica, diciamo. Sì, si può E dire. semplicemente mi viene a dire benvenga qualcuno che magari si metta di fianco a questa persona e gli faccia capire che non c'è niente di sbagliato, ma che lo aiuti a capire invece come fare ad accettarsi in primis lui e poi semmai a cercare anche di farsi accettare dalla famiglia e tutto quello che c'è intorno a lui. Ma ci tengo a dire questo, nessuno qui scende in catena o va nelle scuole a raccontare ai vostri figli come fare a diventare da maschi femmine o da femmine maschi. Non è questo per niente l'obiettivo di associazioni come ad esempio Harvey Milk, ma di nessun'altra associazione al mondo. Nel senso che non credo che esista un'associazione che vada in giro a cambiare i sessi delle Assolutamente. persone così per divertimento, ecco, nel No, senso. infatti si fa spesso confusione, no? Sul cercare di far passare l'idea, soprattutto per i ragazzi, no? Che le differenze si rispettano, vanno valorizzate, prevenire il bullismo. Questo è il lavoro che fanno le associazioni, no? Insegnare ai ragazzi che non si fa bullismo sul compagno di scuola diverso, per qualsiasi motivo. Questo non ha niente a che fare con Una No, riprogrammazione di genere su no, larga scala, come molti no, invece pensano, non ecco, è verrebbe da assolutamente. dire così, verrebbe da dire. Insomma, anni di attivismo, tanti, sono tanti anni, Monica, che tu fai attivismo, e quindi chiedo a te, insomma, visto che sono tanti anni che sei nel mezzo proprio della bufera a volte Sì. anche, quanta strada è stata fatta?
E quanta strada ancora c'è da fare? Di strada, io parlo degli ultimi 20 anni perché sono attiva da 20 anni, ne è stata fatta tanta, perché io ripenso anche solo alla Milano di 20 anni fa e ricordo una Milano molto diversa. Per cui, partendo dal riconoscimento delle unioni civili, che è una cosa importante, e arrivando alla maggiore integrazione anche delle persone transgender all'interno della società, adesso finalmente si inizia comunque a informare, si inizia a informare anche in modo più corretto attraverso comunque canali anche pubblici, programmi in Rai, cioè si inizia finalmente a spostare questo immaginario, per cui tanto lavoro è stato fatto e ha portato risultati importanti. E la strada però è ancora lunga perché è evidente che se siamo qui a chiedere una legge che ci protegga dalla violenza, questo ci dice che la strada da fare è ancora lunga. Prima di tutto sensibilizzando, no? L'opinione pubblica, portando una cultura che valorizzi le differenze e l'integrazione. Questo è il primo passo fondamentale. E è un cantiere ancora aperto, ecco, quindi dobbiamo ancora lavorare. Fuori da prima parlavamo un po' delle problematiche, appunto, che ci sono tutto il movimento, nel senso del poter poi avere certi riconoscimenti, del poter fare una vita indipendente, anche quando poi si cerca di prendere una strada di riconoscimento di se stessi e tutto. E verrebbe da dire, per far capire di che normalità in realtà stiamo parlando, di una cosa banalissima, forse, anzi, che basterebbero veramente poco per rendere molto più semplice alla società e alle istituzioni. Uno dei grossi problemi per chi, ad esempio, inizia anche una transizione così è quello del lavoro, mi dicevi. Quello è un Sì, grosso tema. Che sì. Certo, se, a pensarci è il grosso tema per chiunque, poi però alla fine, giusto è un tema assolutamente trasversale, comune, o no? che ci Questo fa riguarda capire come, tutti. quindi stiamo parlando di una cosa in realtà che accomuna Certo. chiunque. Anche, diciamo, anche nei problemi si è molto democratici da questo punto di Ma vista. assolutamente, assolutamente, questo in Perché qualche però modo. forse per una persona appunto trans, soprattutto in questo caso, il lavoro è fondamentale invece. Non trovare un lavoro vero, trovare l'indipendenza da un lavoro è fondamentale. Perché, come tutti ben sanno, insomma, il lavoro è il motore di tutto. Senza lavoro, purtroppo, non vai da nessuna parte e questo è vero anche per le persone transgender. Il fatto che esista comunque spesso una barriera rispetto all'accesso al lavoro, per cui la persona trans, il ragazzo, la ragazza trans che va a fare un colloquio di lavoro, ancora oggi spesso vede respingere la sua candidatura indipendentemente dalle sue capacità, indipendentemente dal suo impegno o dalla sua volontà, no? Di poter lavorare, per ragioni culturali, per ragioni legate comunque a una visione, no? Mi viene da dire, aggiungo Squalificante. anche, ho vissuto situazioni simili anche semplicemente solo nel momento anche solo del dover portare i documenti, ad esempio, Esatto. che ovviamente magari non combaciano con quello che hai davanti, cioè il nome sul documento non combacia con la ragazza o con il ragazzo che hai davanti, a volte può succedere Ma ancora. infatti la situazione, diciamo, che spiega un po' la dinamica, un po' tipica, è proprio quella del ragazzo, della ragazza che supera magari il colloquio di lavoro, ha un buon esito a livello di colloquio di lavoro e poi quando presenta il documento, con il nome anagrafico, il codice fiscale, si sente negare quell'opportunità. Allora lì, no, diventa chiaro che il problema Abbastanza palese. non è la professionalità della persona, no? Tutti vogliamo essere valutati, credo, no? Per le nostre capacità e non per altri fattori. Per cui, in questo senso, il lavoro è e resta il tema per cui, insomma, continuiamo a lottare, anche a battagliare per sensibilizzare, per informare soprattutto. Mi hai dato l'assist perfetto, allora mi parli appunto di informare, far sapere. Monica, tu sei al terzo libro dove cerchi appunto di Sì. sensibilizzare un po' sul tema, soprattutto forse anzi in quest'ultimo, già dal titolo, vediamolo, l'hai portato qui, Sì. adesso lo faccio vedere, appunto, Gender Evolution, insomma, Sì. un'evoluzione, una rivoluzione
del gender, che significa genere in inglese, ve lo ripeto per l'ennesima volta, perché sennò poi pensate che chissà quale rivoluzione o quale cosa Certo. ci sia un manuale per convertire chiunque all'omofobia, alla trans o cosa, cioè, no. È semplicemente una rivoluzione, un'evoluzione del genere. Che cosa ci racconti in questa terza fatica? Nella terza fatica racconto una parte della mia storia personale e racconto però anche 20 anni di lavoro nelle associazioni, di attivismo, di militanza e di conoscenza di persone che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere che hanno fatto comunque la storia del movimento per i diritti civili, che poi è il movimento LGBT, non solo italiano ma anche internazionale. Per cui io racconto anche tutte queste figure che hanno contribuito a cambiare le cose, che si sono battute, che spesso hanno anche dato la vita per poter comunque affermare, no, dei diritti. Quindi è un libro che si colloca a metà fra la storia personale e la storia militante, ecco. Mi sembra che è un buon libro per iniziare a entrare nel tema, mi sembra. Per chi Sì. magari appunto non ne sa tanto, ma vorrebbe avvicinarsi a un tema comunque delicato, complicato, non è facile, perché parliamo Per di niente. persone, parliamo di esseri umani che hanno delle problematiche nel poter portare avanti la propria vita spesso e volentieri, non vengono magari accettati dalle famiglie, a volte cacciati proprio dalle famiglie. Sono delle storie davvero assurde dal mio punto di vista, ma reali, Assolutamente. di conto per fortuna c'è una famiglia invece che accettano e aiutano, ben venga questo, Sempre di più, meno diciamo, male, questo e sta mi avrebbe a dire cambiando. forse anche grazie a opere del genere che portano il vissuto nelle case di tutti, mi viene da dire. Insomma, si spera e sì, perché comunque informando e sensibilizzando poi si arriva, no? Si arriva alle persone, si arriva alle famiglie e si veicola un'idea di integrazione, di accettazione, di amore alla fin fine. Siamo quasi in chiusura, appunto una giornata, quella di oggi, dedicata proprio all'omotransfobia per ricordare che insomma il problema c'è, persiste, c'è ancora tanta strada da fare, c'è ancora tanta violenza che viene fatta in nome di un odio semplicemente perché diverso da me, verrebbe da dire semplicemente questa che posso vedere spinge. O perché solo faccio fatica anche a capire, e quindi a volte è più facile odiare che cercare di capire che cosa possono fare le istituzioni, un po' già l'abbiamo detto prima, ma soprattutto Monica ti chiedo che cosa possiamo fare noi cittadini normali che tutti i giorni usciamo di casa per andare al lavoro e niente di più. Allora, le istituzioni, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo velocemente, possono fare molto a partire dall'inserimento nell'agenda politica di una legge contro la violenza, da omofobia e transfobia. E i cittadini possono fare moltissimo, moltissimo, anche soltanto informandosi, anche soltanto partecipando a iniziative, veicolando comunque anche una visione, una cultura fatta di promozione delle differenze. Cioè il singolo cittadino può fare davvero tanto, perché le leggi sono importanti e sono sacrosante, ma se cambia la mentalità delle persone, un domani non ci sarà neanche più bisogno di leggi che ci proteggano, perché avremo risolto in qualche modo. Ma mi viene da dire anche perché poi è un tema che tutti pensiamo essere molto lontani da noi. Poi un bel giorno ti svegli e scopri che è un caro nostro amico, ad esempio, partiamo l'esempio di Luca Paladini in questo caso, che sappiamo in Sì. questi giorni stiamo parlando tanto, è bersaglio di un odio giornaliero ormai, tutte le notti ormai c'è un profilo fake che lo minaccia, proprio con minacce vere, da mesi ormai. E quindi è una storia che poi non è così lontana da me, non è così lontana da te, è proprio di fianco e può essere colpito davvero chiunque,
in un momento che magari uno, anche se l'aspetta, da un odio, da un'ondata di odio. Ormai con i social è anche molto facile finire sotto questo tsunami di odio. Quindi, insomma, serve un qualcosa anche da parte dei noi cittadini per svegliarci un po' da questo torpore, mi viene da dire, da questo guardare dall'altra parte. Assolutamente, questo vale in generale. Quello che sta succedendo a Luca Paladini, io lo seguo attraverso Facebook, attraverso i social, è vergognoso quello che sta succedendo perché comunque vediamo come quotidianamente lui si veda minacciare, Ah, sì. intimidire. Allargando poi ogni giorno sempre di più anche questa cosa al suo compagno negli ultimi giorni, ad amici vicino a Ecco, questo lui, non no, lo sapevo no, ad amici anche comunque. vicino a lui nelle ultime settimane, quindi insomma, a E c'è, voglio chi sui social dire. magari ha alzato la voce semplicemente difendendolo o parlando bene di lui anche. Però, esatto, però in questo momento, oltre a esprimere solidarietà, Luca, vicinanza, amicizia, dobbiamo essere coscienti del fatto che lui viene colpito come persona, ma viene colpito anche come appartenente, no? Ad una comunità, ad una minoranza, quindi è tutta la comunità che viene in qualche modo colpita. Sicuramente poi gli amici, i singoli possono fare molto stringendosi attorno a una persona che in quel momento diventa un parafulmine di odio. Sì, possono fare moltissimo, però ancora più bello sarebbe se, ad esempio, in questo momento Luca avesse anche degli strumenti, come ad esempio una legge contro l'omotransfobia. Non è per ripetere le stesse No, cose ma sempre lì si arriva. costantemente, però arriviamo sempre lì. Quindi. Bene, allora, oggi appunto una giornata dedicata al tema, sono tantissimi appuntamenti in calendario oggi a Milano, tanti, vi invitiamo veramente a fare un giro su Facebook, su Google, cercando tutti gli appuntamenti che oggi a Milano ci sono. C'è un appuntamento, proprio rimanendo anche in tema, parlando di Luca Paladini. Luca Paladini, lo sappiamo, è portavoce dei Sentinelli di Milano, che insieme ad altre realtà, proprio questo sabato 19, scendono, no, 19 sabato domenica, faccio confusione, Sabato. sabato, giusto, sabato mattina, scendono in Piazza della Scala, chiedendo più semplicemente una cosa che davvero sembra quasi assurda dover chiedere, è stop all'odio. Che sembra quasi una cosa banale da chiedere, ma che insomma abbiamo visto come invece è importante fare, è importante alzare la voce, è importante dirlo anche al signor Zuckerberg e chi con lui sta dietro queste pagine da cui trasmettiamo, che insomma hanno gli strumenti anche loro per poter arginare certi tipi di strumenti, certi tipi di derive che si stanno prendendo sempre troppo spesso sulla rete. Quindi insomma il 19 io vi invito ad andare in Piazza della Scala la mattina alle ore 11 per questo bellissimo presidio contro l'odio, si chiama Stop Hate, dove tanti racconteranno anche le proprie storie, le proprie esperienze per farvi capire di cosa stiamo parlando, di che portata ormai il problema è, non è più semplicemente i famosi leoni da tastiera, siamo ben oltre, bisogna arginare il problema. Monica, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Grazie Grazie mille anche per a voi. aver presentato il tuo libro, che so che ormai sei in giro Grazie. a presentarlo un po' ovunque, sei una trottola, che, insomma, però davvero complimenti ancora per la tua terza fatica. Sì. Grazie. Grazie mille per essere stato qui con noi e ci vediamo presto. Ti aggiornate su comunque anche le attività del Circolo Milk, Va saremo sempre ben benissimo. contenti di darne notizie nei nostri notiziari e le nostre trasmissioni. Va bene, grazie. Grazie mille Monica, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, grazie tante di essere stati qui con noi oggi, ci teniamo molto a questa puntata, a questo tema, a farvi conoscere questo tema che sempre troppo spesso viene lasciato un po' in un angolo e troppo spesso facciamo finta di girarci dall'altra parte, invece oggi è una giornata importante, ricordiamolo, e quindi eccoci qui. Grazie mille davvero per averci seguito, vi do appuntamento alle ore 18 con l'informazione di Milano News, sempre qua in diretta con l'edizione del telegiornale della sera. Grazie mille, arrivederci, a presto.